Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che sono alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Ma anch'essi risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato e in carcere e non ti abbiamo servito? Allora risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. La scena che il Vangelo disegna questa sera per noi, per ciascuno di noi, è stata mirabilmente rappresentata da Michelangelo nel Giudizio Universale della Cappella Sistina. Dovremmo chiudere gli occhi e rivedere questa scena per lasciarci giudicare dalla parola di Dio. Perché qui il Figlio dell'uomo veste l'abito del giudice, è il giudice della storia, il giudice del tempo, il giudice dei nostri comportamenti. Ed è bello sapere che ci sarà un giudice. È bello avere coscienza del fatto che c'è un giudice, come diceva il mugnaio Arnold, che era oppresso da un barone in Prussia che gli voleva togliere il suo mulino, e si rivolse a Federico il Grande dicendo: ci sarà un giudice a Berlino. E Federico punì i giudici corrotti dal barone e diede ragione al mugnaio. È bello sapere che ci sarà un giudizio, perché molte volte siamo disorientati, perché vediamo spesso trionfare i malvagi, vediamo invece le persone umili, le persone oneste, essere messe da parte, disprezzate, dover magari arrangiarsi per poter vivere e sopravvivere. E allora questo giudice non solo ci sarà alla fine dei tempi, come racconta il Vangelo, ma c'è, ed è appunto Gesù Cristo, è il Vangelo che ci giudica, e da questo Vangelo dobbiamo lasciarci giudicare. E cosa
viene a dirci. Viene a darci la misura, il metro, il codice a cui si ispira questo giudice per dirci se siamo nel bene o nel male, nel giusto o nell'ingiusto, nel vero o nel falso. E il metro sono gli altri, nella loro povertà, nella loro indigenza. Per cui non ci verrà chiesto quante volte sei andato a messa, quanti rosari hai pregato, quante processioni hai seguito, ma ci verrà chiesto se sei stato capace di intercettare la povertà in tutte le sue forme, come ti si è presentata, come ancora oggi spesso si presenta a ciascuno di noi. Perché? Perché il volto di Cristo è il volto del povero, come il protagonista del film Silence non esita a calpestare l'immagine di Cristo per salvare la vita a dei poveri contadini, perché sa che la vera immagine di Cristo è in loro, non nella figura che gli viene proposta. È quel Cristo stesso che gli dice: calpestami, perché io sono venuto per la salvezza degli uomini, per che tutti possano avere una vita degna di questo nome. E certo, le povertà sono quelle elencate dal Vangelo, i poveri sono sempre con noi, ma siamo di fronte anche a forme diverse di povertà. Si legge nelle cronache che la povertà aumenta a causa di questa tragedia della pandemia. Ma c'è una povertà nella povertà, ed è quella di coloro che si vergognano di essere diventati poveri e che quindi non manifestano la loro indigenza, perché magari fino a prima della catastrofe avevano una vita dignitosa, avevano un lavoro, potevano fare in modo che la loro vita si svolgesse serenamente e tranquillamente, ed improvviso si ritrovano senza nulla, o quasi. E la loro dignità impedisce loro di manifestare la loro indigenza. E quindi siamo chiamati a essere attenti, a vigilare, a guardarci intorno, a notare questa povertà che magari sta anche nel nostro condominio, sta anche in coloro che incontriamo, nelle persone che conosciamo e che non ce lo dicono di essere poveri, ma sono poveri. Poi c'è un'altra povertà. Leggevo nella recensione di un libro sulla povertà uscita la settimana scorsa. Guardate, dice l'autore di quel volume, che povertà è anche quella di coloro che sono infelici nella loro normalità. La povertà è anche essere infelici, pur avendo una vita normale, pur potendo provvedere ai nostri bisogni immediati. Ci ritroviamo anche noi a volte attraversati da questa infelicità, la povertà dell'infelicità. E che povertà è? Saremmo portati a dire: ma non ti manca nulla. E allora perché sei triste? Perché sei angosciato? Ecco, è la povertà di chi non riesce a scorgere il senso della vita, non riesce a comprendere perché vive, qual è il suo destino, qual è il suo senso. Ecco che anche queste persone hanno bisogno di noi, hanno bisogno di essere accompagnate, a scoprire che nonostante tutto la vita è degna di essere vissuta, a scoprire anche che
proprio perché a loro e a noi, dal punto di vista materiale, non manca nulla, ecco, dobbiamo esercitare la gratitudine e quindi superare quella tristezza che ci fa rinchiudere in noi stessi, ci fa essere infelici e ci fa essere poveri.